Quindi altri, vediamo altri paradigmi. Ovviamente il denaro dovrebbe essere un bene pubblico. Oltre ai beni pubblici tipo l'acqua, il denaro dovrebbe essere pubblico. Ricordiamoci che oggi non lo è. In certi casi è controllato, negli Stati Uniti è una via di mezzo, perché la Fed è più o meno privata, ma almeno c'è un controllo pubblico un pochino ogni tanto. Da noi no, è proprio una cosa privata in cui lo Stato in qualche modo fa da esattore o da controllore o da braccio, però alla fine si è visto oggi, perché questa cosa è vero che sono un po' tremendi politici, cioè non è che li voglio difendere, però è anche vero che oggi il Parlamento non ha più nessun potere, non solo perché è una classe politica debosciata, proprio perché cosa, ma perché c'è stato una sorta di colpo di Stato, e non solo in Italia, se andiamo a vedere tutti gli altri paesi europei, sta succedendo qualcosa di strano, insomma. Ma bisogna identificare il colpo di Stato della finanza. Allora, io osservo questo, non voglio dire, però allora, in Italia abbiamo una persona che ha lavorato molto per un'azienda che si chiama Goldman Sachs. Mm-hmm. Alla Banca Centrale Europea abbiamo un signore che è stato consulente di un'azienda di Goldman Sachs. In Grecia anche mi sembra che il signore che è più o meno a che vedere con Goldman Sachs. Prodi era consulente di Goldman Sachs. E infatti, come mai è stato capo commissario europeo? È stato quello che poi ha fatto la direttiva Bolkestein. Quindi, come si dice, io sono romano, si dice dalle mie parti il più pulito c'è la rogna, però di fatto tutti questi simpaticoni arrivano da, non si capisce, tecnici. Potremmo prendere un bel economista dell'università di Urbino, no? Hanno preso il rettore della Bocconi, consulente di Goldman Sachs, tutti consulenti, quindi tecnici. C'è la telecamera, non posso dire parolacce troppo, tra mai. Ecco, diciamo, ecco. Che non si vede ma si sente. Sì, insomma. Peraltro, adesso senza fare, diciamo che stiamo osservando anche la ripetizione di un ciclo storico che avvenne in modo molto simile anche all'inizio del secolo scorso, che culminò con la depressione degli anni 30 e che poi ha prodotto una guerra mondiale. Io personalmente sto maturando la convinzione che più di crisi economica si può parlare di guerra economica in questo momento, in cui l'Europa è sotto attacco, eccetera eccetera. In questo potremmo anche ravvisare una certa evoluzione da un certo punto di vista, però ecco, se uno capisce che siamo in una sorta di guerra con dei viceré messi dal nemico, eccetera, eccetera, forse cambia anche l'atteggiamento, perché anche lì, questo atteggiamento antipolitico in cui uno spera che trovando un nuovo rappresentante più onesto potrà cambiare la cosa, mentre intanto ci stanno distruggendo le infrastrutture, disintegrando l'economia reale e conquistando... uno poi alla fine magari trova pure quello onesto, ma nel frattempo non si chiamerà più Italia, insomma, quindi questo è anche un tema abbastanza serio. Un aneddoto, quanto tempo abbiamo? Voi avete presente quanti soldi vengono fatti oggi con i tablet, gli smartphone, tutte queste cose elettroniche? Apple è capitalizzata in borsa più di tutta la borsa italiana, è come se fosse un piccolo paese del G20, anzi un paese del G20 come capitalizzazione. Voi sapete di chi era l'azienda che oggi produce tutti quei chip? Era di Olivetti, la ARM, che è un'azienda inglese che fa tutti i chip questi qua, era di Olivetti, è stata svenduta, quando Olivetti è stata praticamente finanziarizzata, smembrata, disintegrata, tra i vari asset che sono praticamente buttati via, c'era anche questa simpatica azienda. Cioè noi la nostra economia fino agli anni 70 era paragonabile, anzi teneva testa con quelle inglesi, una delle prime del mondo, e tuttora abbiamo un PIL paragonabile a quello dell'India. E ci viene detto, tipo bomba mass mediatica, farete la fine della Grecia, che è come dire agli Stati Uniti che faranno la fine della Calabria. Paradossalmente, cioè
Però nel momento in cui noi ci crediamo, siamo disposti ad accettare qualunque cosa in virtù di quello. Questo è importante. Utilizzano questa forma, queste forme di consenso come se fossero delle armi. Lo spread. Ci sono i bollettini di guerra, lo diceva Camilleri della Landini, no? Che c'è oggi, c'è i bollettini di guerra che parlano oggi lo spread, e in questo anche lui diceva che insomma sembra veramente di stare in guerra. Ma sono giochi matematici con cui controllano i governi. Oltretutto, sapendo che lo spread è gestito da queste grandi banche d'affari che fanno i loro interessi manipolando le stesse... ma è evidente che non è che noi facciamo... quindi era proprio lo seguire i mercati in modo irrazionale, perché se l'obiettivo di questi qua è quello di conquistarci, sembra che sia questo, è permettergli di farlo attraverso queste cose tipo lo spread che è sbagliato, non sperare che lo spread scenda in virtù dell'autoregolazione, perché no, non sono loro, sono i mercati sono buoni, i mercati sono intelligenti. Questo è quello che viene detto anche dal centro-sinistra. Se noi facciamo le cose per bene, l'intelligenza connaturata nel mercato, hanno sostituito il capitale di Marx col mercato. È una quasi una cosa che è un passo della follia, però è questo che è successo. Mi senti parlare del mercato come parlavano di Marx. Allora, se saremo bravi, i mercati ci premieranno. Poi succede che lo spread scende un attimino, poi bam, risale, perché non gliene frega niente. Loro non vogliono, cioè, quelli che danno il rating sono controllati da questi qua. Ci sono degli studi che dicono questo. C'è uno studio svizzero che dice che sono 150 multinazionali, tutte interconnesse tra loro, come gangli, quelle quattro banche che controllano tutto. Allora è inutile, il tema è non lasciarglielo fare, non sperare che non lo facciano.